Sì, si tratta dell'arresto di uno dei rapinatori che nel novembre 2016 effettuarono una rapina presso la filiale della banca Carige a Cinquale a Montignoso. La rapina destò anche un particolare scalpore fra la popolazione perché l'intero gruppo degli impiegati della banca fu tenuto in ostaggio e sotto sequestro per oltre un'ora, circa un'ora e un quarto, al termine del quale i rapinatori poi prelevarono un bottino di quasi 100.000 euro, anzi più di 80 per la precisione, e non riuscirono poi a portare via il denaro contenuto nelle casse temporizzate del bancomat. 2 anni di attività, di ricerca minuziosa fatta dagli operatori di squadra mobile attraverso una serie di scontri di polizia scientifica e attraverso anche il costante scambio informativo con altri organismi e squadre mobili che lavoravano sul caso, ci hanno fatto restringere il campo su alcuni soggetti fino ad arrivare poi al rapinatore che è stato arrestato qualche settimana fa dalla squadra mobile qua di Massa. Ecco, le modalità erano particolari, cioè non usavano armi in queste rapine. Sì, la modalità è particolare e anche abbastanza delicata perché abbiamo documentato l'attività di sopralluoghi fatti da questi rapinatori addirittura circa 2 o 3 settimane prima del compimento della rapina vera e propria, dove i rapinatori hanno acquisito informazioni sul personale della banca e tenendo in ostaggio e chiaramente intimorendo gli impiegati attraverso delle minacce verbali sulle proprie abitudini di vita, sui mezzi di spostamento e quant'altro, e anche conoscendo parte delle residenze di alcuni degli impiegati. Quindi attraverso questa minaccia, sotto questa minaccia pesante, chiaramente si sono fatti consegnare poi il denaro.